ho appena visto Shang-Chi e la Leggenda degli Anelli. Voi riconoscerete questo posto perché è lo stesso posto in cui ho fatto la recensione di Black Widow. Infatti io vi faccio queste recensioni fuori dal cinema proprio per darvi il primo impatto su un film, che secondo me è anche una delle cose più importanti che conta. Sì, ci sta ragionarci e rifletterci, però quello che è il primo impatto vero e proprio, comunque diciamo che non ti cambia il film, non è che tu dopo un'ora rivaluti totalmente il film. E oggi infatti si parla di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, film del 2021 di Marvel Studios, il secondo film uscito quest'anno. L'altro era quel capolavoro di Black Widow, ovviamente, altro gioiello, mettiamola così. Io avevo delle aspettative totalmente basse per questo Shang-Chi, e teoricamente era il film che tutti si aspettavano sarebbe stato. Negli ultimi mesi, la campagna marketing di questo film, cosa molto interessante, aveva spinto, rendendotelo più che uno spin-off, un vero e proprio specie film degli Avengers, perché c'erano combattimenti leccaggiati, praticamente tra poco ti mostravano tutto il film, per quanto alcune cose dei trailer siano state omesse, per fortuna, almeno quelle. E tra l'altro la critica lo ha promosso positivamente, sia secondo qua, cui mo, tra, trattava molto bene questo protagonista asiatico, il primo protagonista asiatico, Simu Liu. E allora io con un pochino con la puzza sotto al naso, perché comunque la puzza di schifezza c'era, sono andato a vederlo. Avevo aspettative zero perché poteva uscire un bel film, visto che praticamente non ho sentito nessuno, neanche di quelli che sono stati all'anteprima, parlare male di sto film, ma le mie esperienze con la Marvel non mi auguravano bene. E adesso ho imparato una cosa, che io non mi devo più fidare dei media, non lo dico a voi, lo dico a me stesso, perché questo Shang-Chi è veramente uno dei peggiori film Marvel che io abbia visto. Cioè, veramente brutto, brutto, brutto. Allora, prima di tutto, da dove partiamo? Dal fatto che è un film che doveva essere accorciato. Le 2 ore e un quarto dopo un po' si sentono e potevano evitarsi un pochino di cose. Veramente sembrano 3 film messi assieme. C'è un fottio di roba, tutta unita, buttata. Veramente sembra una narrazione più che unica. E io, personalmente, mi aspettavo un qualcosa più alla Captain, ma non dico di qualità, dico un pochino di contenuto. Captain Marvel, Iron Man, Capitan America, Thor, cioè una storia, basta. Non 3 film in uno, perché con questi film di Shang-Chi ci potevamo veramente fare una trilogia. E questa è una. Seconda cosa, gli attori. Allora, abbiamo qui un Simu Liu che personalmente non mi ha fatto impazzire. Cioè, veramente è monoespressivo. A parte quando non deve ridere. Solo che poi abbiamo il personaggio del mandarino, che è un personaggio con un background, ma che nel finale mi viene veramente rovinato, mi viene proprio spolpato della sua essenza. Tra l'altro, ragazzi, faccio notare che quello che interpreta il mandarino è il feticcio di Kong Rai. Cioè, veramente passare da regista di In the Mood for Love a questo, cioè proprio devi averci voluto male. È una narrazione veramente stupida, perché passa da momenti di serietà enormi al cazzeggio più puro. Gli effetti speciali sono fatti bene. La fotografia mi è piaciuta molto, devo dire. La regia non è affatto male, devo. In certi momenti si fa notare, soprattutto all'inizio. Infatti all'inizio mi stava pure piacendo. Solo che dopo si perde un pochino. Comunque abbastanza dinamica, funziona la regia. Funziona mediamente, cioè diciamo così. Altro pregio del film, la musica. La musica molto bella, al momento giusto, l'impatto ci stava. Ecco, secondo me questo film tecnicamente è anche un bel film. Cioè può pure intrattenere, ma la sceneggiatura è terribile. La sceneggiatura di questo film, ragazzi, perché veramente, veramente potevi farmi una serie TV,
Non funziona così, cioè, ci sono archi narrativi che vengono trattati in un secondo, ci sono delle forzature di trama abnormi che loro ti fanno passare per normali e soprattutto c'è il classico voler strafare della Marvel aggiungendoti una mitologia tutta nuova. E io vi faccio notare solamente una cosa, noi quest'anno abbiamo scoperto tutta la mitologia di WandaVision, il TVA, Kang, il Conquistatore. Ce l'avete presente? Il multiverso, e mo mi aggiungi pure sta roba. Cioè, ve lo dico io, entro il 2023 ci sarà la lotta tra Gesù e il diavolo nell'MCU. Cioè, veramente sta sforando il limite. Ormai il power, il potere è troppo forte. Cioè, pure per loro, Watu l'Osservatore, tutti questi, Kang, ognuno di questi personaggi, quando arriva il prodotto successivo, vengono sminuiti perché ti devo introdurre sempre la figura superiore. Secondo me, l'aver strafatto anche in questo Shang-Chi è il maggior problema del film. Film che va avanti col fanservice, perché ci sono dei momenti in cui te lo mettono solo il fanservice per attirarti in sala. Il combattimento tra Wong e Abominio, cioè, te l'hanno messo nel trailer solo per far venire in sala, perché sapevano che la gente non aveva il benché minimo interesse per sto film. E ragazzi, la mia parte non spoiler conclude qui. Se non avete visto il film, vi consiglio di andarvene. Devo dare veramente un voto a sto film? Va, diamogli un 4, perché comunque è fatto tecnicamente bene. Adesso andate via, farò degli spoiler e ecco qui. Prima cosa. Andiamo per ordine. Io voglio farvi capire quando dico che è una sceneggiatura che non è ben dosata. Si parte da loro che devono trovare la sorella per la cosa dell'anello. Fino a qui è molto bilanciato. Il padre li trova, dice che c'è questo villaggio e sta cippa che ti porta qui. Ok, va bene. Un pochino sovraddosato. Arrivano loro, cioè Trevor Slattery, cioè, che era Ben Kingsley, quello che ha interpretato il mandarino finto, che abbiamo detestato in Iron Man 3. Qui arriva ed è una gag comica veramente fastidiosa. Cioè, ve lo dico io, le scene in macchina tra loro e il cosino senza faccia, veramente le odiate. Sono il punto più basso del film, quello. Perché ti riesce a rovinare anche i personaggi che teoricamente vogliono essere seri, quali la sorella di Shang-Chi. Altro personaggio rovinato è il padre, ovviamente. Cioè, nel finale diventa una macchietta per questo. Quindi il carisma che si stava creando attorno a lui viene sminuito. Viene propriamente sminuito. Io perché devo tifare per lui, che è un terrorista, e solo perché ha fatto la faccina felice al figlio devo tifare per lui? No, ragazzi, è un terrorista il mandarino. Cioè, è un personaggio estremamente negativo. E quindi tifare per lui vuol dire tifare per i cattivi in un certo modo. Poi qui i cattivi, cioè, qui veramente siamo ai livelli di film della Disney. Perché da un momento all'altro si diventa amici. Cioè, veramente sembra che questi siano dei bambini che giocano al parco giochi e litigano dopo un secondo hanno rifatto tutti la pace. Cioè, come vi ho detto, l'introduzione di questi demoni, vabbè, i demoni, perché sapevano che il mandarino poteva essere un personaggio cattivo, e allora che fanno? Ti buttano il mostrone di turno che deve... È veramente qualcosa di imbarazzante, arriva il drago, tutta sta roba. Cioè, veramente, io mi sono messo a ridere in quella scena, perché sembra ti stiano facendo la battaglia di Avengers Endgame. E questo è il problema di Shang-Chi, che è un film che dovrebbe avere poca esigenza. Cioè, veramente, dovrebbe essere un film, loro che vanno, combattono, fine. Fine proprio, proprio fine. Se ti vinci vuoi fare la battaglia tra i 10 anelli, va bene, ma i demoni non me li devi introdurre. Veramente, mi sembra una serie TV. Fammi una serie TV su Shang-Chi, non farmi un film. Perché alla fine arrivano dei personaggi che non risultano neanche veramente bene. Quindi io non sto criticando la messa in scena, che è fatta bene. E fammela pure male, cioè avrai quanto? 300 milioni. Io sto criticando il come l'hanno fatto, la sceneggiatura. Poi vabbè, nell'ultimo si scopre che la sorella, nelle post credit si scopre che la sorella è diventata il nuovo mandarino, mettiamola così, e che Shang-Chi e Katie
Fanno d'ora in poi parte, diciamo, dei supereroi, perché c'è Wong. Tra l'altro Wong e Abominio buttati proprio così a cazzo di cane. Cioè, come per dire, facciamo comparire i personaggi, punto. E poi anche altri personaggi comparsi a caso, Captain Marvel e Hulk. Cioè, questa è la Marvel che si rende conto che Shang-Chi avrebbe attirato pochissima gente. E quindi, più che farti un buon racconto che incassi poco, ma comunque sia equo e bilanciato, ti strafa il film degli Avengers con due personaggi nuovi introdotti che non ti reggono un intero film e con una storia allungata all'inverosimile che scade anche nel demenziale danneggiando i personaggi. Ma ovviamente l'MCU non si può toccare perché, ecco, tu non lo puoi neanche più toccare l'MCU in questi tempi, ragazzi, perché la gente è così legata a livello emotivo che senza neanche guardare la tua opinione su questo film ti critica. Quindi mettete questo dislike se dovete metterlo e fuori dai coglioni. Perché io qui ho voluto fare, darvi la mia opinione su questo Shang-Chi, ci sta che vi sia piaciuto, posso capirlo, intrattieni pure. E quindi arrivederci.